all'Ordine dei giornalisti di Napoli. Siamo in compagnia di Alessandro Sansone, che è consigliere del MUGI, che è il sindacato della categoria, al quale chiediamo: Alessandro, qual è lo stato di salute del sindacato, ma soprattutto quali sono le principali battaglie che stiamo affrontando? Allora, noi come Movimento Unitario Giornalisti stiamo cercando di portare avanti una piattaforma che sia in particolar modo dedicata a quello che è il grosso, il corpaccione, diciamo, del sistema dell'informazione attuale, cioè i giovani con partita IVA, freelance o precari, e che hanno bisogno evidentemente di un tipo di sindacato diverso. Innanzitutto noi abbiamo bisogno di offrire una serie di servizi ai nostri associati, a tutti gli iscritti all'Ordine dei giornalisti che si trovano in questa condizione. Dobbiamo aiutarli a verificare le opportunità che si presentano, insomma, per loro, e poi soprattutto dobbiamo lanciare una grande vertenza informazione qui in Campania, perché la nostra è una delle poche regioni che ancora non ha una legge a favore dell'editoria, soprattutto della piccola editoria, e in particolar modo è una regione che non riesce ancora a trovare delle misure efficaci e di struttura, strutturali, a vantaggio di quei tanti colleghi che provano a intraprendere la strada dell'autoimprenditorialità, o attraverso la forma in cooperativa, o attraverso in generale la creazione di società editrici SRL. Ecco, noi dobbiamo cercare di dare delle risposte a questi. Perfetto, lanciare un appello a tutti i colleghi che ancora non sono informati o non sanno dell'esistenza di questa battaglia, di questo tavolo di trattative che deve assolutamente essere aperto, perché mi pare che la Regione Campania non abbia ancora recepito l'istanza. Sì, noi chiediamo, insomma, ai nostri colleghi, soprattutto ai più giovani, di darci forza, di fare massa critica insieme a noi, iscrivendosi al Movimento Unitario Giornalisti, per poi riuscire quindi con maggiore efficacia a far valere le nostre istanze, che poi sono le istanze di tutti i nostri colleghi della nostra categoria. Va benissimo, ringraziamo Alessandro Sansone, innanzitutto lo ringraziamo per il potere di sintesi che ha avuto nell'affrontare un problema così articolato e spinoso. Quindi la palla passa a noi tutti, ma soprattutto ai colleghi che ancora non hanno aderito al sindacato. Quindi ragazzi, datevi una mossa. Sinapsi News. I nostri servizi web tv video news online. Informa e comunica con il tuo web channel. Sinapsi News è una web tv. Offre proposte commerciali e pubblicitarie. La soluzione ideale per organizzare e distribuire i propri contenuti video sul web e su tutti i social. Con video interviste live, video advertising, lanci ed eventi preview. La fruizione di video online sia in YouTube che sui social sta crescendo rapidamente rispetto alla TV tradizionale. Utilizzare una web TV permette di organizzare, archiviare, trasformare il tradizionale approccio alle trasmissioni televisive in un nuovo modo di comunicare sul web, ma soprattutto una efficace penetrazione del mercato e della domanda in generale. Organizziamo video interviste nel corso di eventi culturali, fiere, mostre, exhibitions, nozze, feste di laurea, 18 anni e su richiesta personaggi del mondo dello spettacolo. Sinapsi News è la tua web TV!